Radio 2, l'1 e 35 minuti, visto che parlavamo di qualcosa di nuovo, c'è un sacco di roba buona e nuova in giro per l'Italia, soprattutto per quanto riguarda la musica italiana. Abbiamo acchiappato a quest'ora tarda della notte una giovane, giovanissima, ma neanche poi tanto, o no, Laura? Pronto? Laura, sei giovane? Giovane, giovanissima. Ma inside sicuramente, poi... Un'altra di quelle giovani per sempre, Laura Bono, una fanciulla con, non so se te la ricordi, parliamo del Sanremo 2005, lei era uscita con quella canzone molto carica di emozioni, Non credo nei miracoli, sì. Ed è ritornata adesso con un disco nuovo che si chiama La mia discreta compagnia. Come stai? Oh, yes. Io benissimo. Aspetta, che io mi ero preparato una roba tipo, Ele 18, no. No. No, sto molto bene, ti ringrazio. Allora, disco nuovo uscito quando? Il 18 di maggio, 18, sì. Quindi di conseguenza sarà in giro con il tour, immagino. Bravissima, quindi siamo un po' prese con queste piazze, che è sempre molto bello. Insomma, adesso dove sei? Col pubblico. In questo momento? In questo momento? Sì. Ma proprio sincera? Certo, certo. Sono a letto. A letto. Oh, da sola? Beh, sì, col mio cane, con Nika. Vabbè, basta, allora, una alzo. Rocker a letto da sola con il cane. Vabbè, dai, fa abbastanza rock and roll, diciamolo. Sì, sì, è un cane tutto nero, quindi è molto rock and roll, sì. Senti, questo, dici qualcosa su questo nuovo disco. Adesso, tra l'altro, sentiremo il tuo singolo che abbiamo anche scelto, perché da venerdì tra me e Riccardo Pandolfi ci sarà L'immensità, così come dice la tua canzone. Ma guarda, questo disco qua è si chiama La mia discreta compagnia, perché l'ho scritto veramente in mia discreta compagnia con me stessa. Senza neanche il cane? Come? Senza neanche il cane, proprio tu da sola con te stessa? No, col cane, però okay. Il cane non fa molto test. Comunque, vabbè, diciamo abbastanza in mia discreta compagnia, quindi in un momento un po' di solitudine dove volevo un po' dovevo andare, cosa volevo fare nella vita, tranne, vabbè, un pezzo che è Cinture di pelle, che ho scritto quando avevo tipo 18-19 anni, che ho inserito all'ultimo momento, e 10 tracce dove comunque alla fine ci sono sempre io che parlo delle mie storie, di cosa vivo e di quello che vivono comunque le persone che mi stanno accanto e che io vivo magari costantemente nelle mie giornate. Quindi molto autobiografico, ma anche autobiografico per quanto riguarda la gente, quindi parla della vita in generale, insomma. Senti, tu mi vai a Sanremo nel 2005, dopodiché sì. A testate arrivi fino al 2010 con un disco nuovo. Quanta difficoltà in questi 5 anni? Ma parecchia. Parecchi, anche perché sarebbe anche un fattino da sottolineare che io in realtà sono uscita con un altro album, ma non in Finlandia, quindi nei paesi nordici, però vabbè, quello lì magari nessuno magari lo conosce, ma in realtà io ho continuato a lavorare, diciamo, sotto, la gente magari non lo sa qui in Italia, ma io in realtà ho sempre scritto, sempre prodotto, sempre fatto concerti, e quindi adesso la mia felicità è quella di uscire in Italia, perché comunque la felicità è uscire in Italia, capito? Quindi eccomi qua. E difficoltà tantissime, troppe. Troppe, però la passione vince. Quindi... La passione ha vinto, infatti, altrimenti sì. Non saresti qui con il telefono, non saresti in giro con questo disco. Visto che la linea è molto disturbata, quindi praticamente ti stiamo lasciando, mi dici dove ti veniamo a venire? Dove vivevate? Dove veniamo a vederti dal vivo? Allora, innanzitutto vi do il mio sito, che comunque vengono poi aggiornate tutte quante le date, che è www.laurabono.com. Poi ci vediamo il 19 a Varese, alla Casa del Disco, oppure il 21 a Roma alla FNAC, o il 26 a Firenze sempre alla FNAC, insomma... Quindi ti fai tutto il giro FNAC? Tutti i negozi di dischi, insomma, ti no, fai sono quelli, anche un po' di piazze, però comunque sul mio sito c'è tutto quanto scritto. Perfetto. Va bene, allora abbiamo scelto questo brano okay. Come? No, ok, va bene. Abbiamo scelto questo brano per così per portarci verso la nostra divisione. Intanto ti ringraziamo, grazie Laura Bono. E in bocca al lupo per tutti. Crepi, non crepa tutto. Mai il lupo, Tra noi e l'immensità, da venerdì, io Riccardo Pandolfi, Laura Bono. Parlare tra noi. Tra noi.